Avevano creato una fitta rete di spaccio di cocaina, hashish e marijuana per un giro d'affari in un anno e mezzo da 2 milioni di euro, 10 le persone arrestate a Villa Cidro. 20 quintali di ramoscelli d'olivo sardo verranno offerti ai fedeli durante la messa della Domenica delle Palme, officiata da Papa Francesco a Roma. Il magistrato Piercamillo Davigo si schiera contro la carriera politica dei magistrati. L'integrazione dei giovani migranti passa anche attraverso lo sport, successo della manifestazione che si è tenuta nei campi del Cagliari Calcio. Piercamillo Davigo, presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, è stato protagonista di una sorta di lezio magistralis all'Istituto Pregiometri Baccaredda a Cagliari. Il magistrato a Cagliari sia per presentare il suo nuovo libro che per partecipare al cartellone della rassegna Cinema e Legalità. Ha parlato a lungo con gli studenti che l'hanno stimolato con domande spesso provocatorie, alle quali Davigo ha risposto con la sua solita arguzia e saggezza. Molto chiara anche la sua posizione sui magistrati che abbandonano l'Ermellino intraprendendo la carriera politica. Sentite il suo parere in questo servizio di Antonello Lai. Io ritengo, e questo fa la differenza rispetto di Pietro, che i magistrati non debbano fare politica mai. Prima di tutto perché non sono capaci. Questo è il discrimine. Il nostro è un mestiere difficile, è già difficile fare il nostro, poi qualcuno magari è un genio universale come Leonardo da Vinci, però di media i magistrati non sono capaci di fare politica. Spiego il perché. Non so cosa è successo. Sì, perché forse c'è qualcosa. Spiego il perché. Ci sono due modi per conferire incarichi pubblici, il criterio di competenza e il criterio di rappresentanza. Noi eleggiamo con criterio di rappresentanza, per esempio, il sindaco che governa le nostre città e scegliamo, o dovremmo scegliere con criterio di competenza, il primario di cardiochirurgia che ci deve operare a cuore aperto. Dal punto di vista teorico, nulla vieta di fare il concorso a sindaco e di eleggere il primario. Poi bisogna vedere se le persone sono disposte a farsi operare da un primario eletto anziché scelto per competenza. I magistrati sono scelti per competenza e fin qui poco male. Ci sono tantissime professioni in cui si è scelti per competenza. Gli ingegneri, i medici, ma la differenza tra i magistrati e tutte le altre professioni a cui si accede per competenza è che i magistrati hanno le guarentigie, cioè sono protetti da ciò che pensa l'opinione pubblica di quello che fanno, segnatamente da quello che pensa la maggioranza, possono infischiarsene della maggioranza e quindi del Parlamento, del Governo, perché non è il mestiere loro decidere che cosa deve fare un giudice, ma non perché lo dico io, perché lo dice la Costituzione della Repubblica. Allora, dopo anni che uno agisce con criterio di competenza, quindi secondo scienza e coscienza, al riparo dall'opinione della maggioranza, ma secondo voi è in grado di fare politica e di preoccuparsi del consenso? Secondo me no. Una volta mi è capitato in un dibattito di sentire Di Pietro dire una cosa che dimostra quanto è pentito delle scelte che ha fatto lui. Perché mi ha detto, vedi, tu come magistrato dai degli ordini che in un modo o nell'altro vengono eseguiti. Come politico devi convincere, non ci riesci mai. Guardate che non è una differenza da poco, eh. Io non saprei neanche come cominciare a fare a convincere qualcuno, perché sono abituato a emettere provvedimenti che non hanno bisogno del consenso per essere eseguito, hanno bisogno del carabinieri, punto. Cioè, se non sei d'accordo vai in prigione lo stesso, non è che ci vuole il tuo consenso per mandarti in prigione, sennò sarebbero vuote le prigioni, ovviamente. Non, è una roba ovvia, ma ogni tanto va ricordata. Mentre invece il Parlamento devi convincere se vuoi passare la tua proposta. E neanche il governo ce la fa, perché ogni tanto deve mettere la fiducia, se no non riesce a convincere neanche lui, figuratevi se ce la può fare uno che non è abituato, che nella vita ha fatto tutt'altro. Quindi una volta sono venuti a propormi di fare il ministro della giustizia. Ora, a parte il fatto che io non capisco quelli che vogliono fare il ministro della giustizia, perché il ministro della giustizia è l'unico ministro menzionato nella Costituzione, a parte il Presidente del Consiglio dei Ministri, ma solo per dire che non conta niente. Perché dice la Costituzione testualmente, ferme le attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, spettano al Ministro della Giustizia le attribuzioni inerenti all'amministrazione giudiziaria. Cioè, chiarisco, il Ministro dell'Interno, se vuole, sposta un prefetto, sposta un questore. Il Ministro della Difesa sposta un generale. Il Ministro della Giustizia non può spostare un magistrato. È il Consiglio Superiore che lo può spostare. Quindi il cuore delle attribuzioni che hanno i ministri, il ministro della giustizia non ce l'ha, non è a capo di un'amministrazione, o meglio, è a capo delle cancellerie.